Milano, via la plastica dalle mense scolastiche. A Milano si cerca di sostenere l'ambiente in modo economico e veloce. La qualità del servizio di refezione scolastica si misura dalla qualità del cibo, dice il vice sindaco Anna Scavuzzo. Le mense delle scuole primarie e secondarie utilizzeranno bicchieri biodegradabili. L'iniziativa cominciò nel gennaio 2015, iniziando a sostituire gradualmente piatti, bicchieri e coppette. La fornitura del materiale viene dalla ditta Milano Ristorazione. Milano è la prima città d'Italia a vantare di un servizio di refezione scolastica ecologicamente responsabile al 100%, migliorando così l'ambiente. Speriamo che in futuro l'iniziativa arriverà anche al di fuori delle scuole di Milano. Pizza, patrimonio mondiale UNESCO. Roma. Il 7 dicembre 2017 la pizza è diventata patrimonio UNESCO. La cerimonia si è tenuta il 9 dicembre 2017. La notizia è stata data dal profilo Twitter del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il giorno dell'ufficializzazione i napoletani hanno festeggiato nell'antica pizzeria Brandi. Fu proprio lì il posto dove lavorava Raffaele Esposito, che nel giugno 1889 fu convocato dalla famiglia reale per preparare la sua specialità, la pizza margherita. Il lavoro del pizzaiolo viene considerato un'arte che comprende gesti, espressioni del viso e grande capacità di manovrare l'impasto. I pizzaioli si esibiscono in un bancone dotato di un forno. Insieme fungono da palcoscenico. La tradizione culinaria è partita dai quartieri napoletani ed è arrivata nella vita quotidiana di tutti. Un miracolo a Rospuda. Nel 2006 i politici polacchi vogliono costruire una strada in Polonia, a Rospuda, un fiume ai margini della foresta di Augustow. Le foreste e il fiume entrarono nei siti protetti del programma Natura 2000. Decidono che la strada avrebbe tagliato una torbiera in uno dei suoi punti più larghi. La popolazione si è opposta in modo notevole. La deforestazione sarebbe stata letale per gli animali, quindi hanno notato che la strada si sarebbe potuta costruire in un altro modo. Quindi nella valle della Rospuda era sorto un campo di attivisti che cercava di bloccare i lavori, collaborando con ingegneri, avvocati e scienziati che si occupano dell'ambiente. Grazie a loro un miracolo della natura era stato salvato. La musica è una fonte indispensabile per la vita. Che i bambini siano una risorsa per il futuro è consolante pure per la musica. A Torino si tratta della Casa dei Suoni fatto dalla RAI con la Fondazione Teatro Ragazzi. Lo scopo è di avvicinare i ragazzi. I professori dell'orchestra hanno pensato di raccontare una favola per dire la funzione degli strumenti. Prevede due favole musicali del ciclo Classica per tutti, che prevede una grande varietà di tappe. I professori verranno affiancati da alcuni grandi attori, Claudia Appiano e Gabriele Filiera, che aiuteranno i professori nel riassumere le favole e i testi elaborati da Pasquale Buonanota. L'escamotage è la metafora del circo e del Luna Park, diretto con singoli strumenti e con l'aiuto di maestri d'orchestra. Ogni percorso è consigliato a partire da 4 anni. Paesi Bassi, dai rifiuti nascono parchi. Il comune di Rotterdam, nei Paesi Bassi, sta lavorando dal 2014 a un progetto promosso dalla Recycle Island Foundation. L'iniziativa consiste nel recuperare la plastica dai fiumi e dai mari per riciclarla e costruire grandi piattaforme esagonali. Sulle enormi distese di plastica verranno piantati alberi e messe a disposizione panchine. Inoltre verranno importate specie di animali diverse. Il parco cercherà quindi di aumentare la propria superficie offrendo una maggiore consapevolezza nella gestione di rifiuti plastici. Il progetto, che ha inaugurato i primi 140 metri quadrati di piattaforme di plastica, è una soluzione al locale riscaldamento globale ed è intento a dimostrare che i rifiuti recuperati dalle acque possono ancora essere un'importante risorsa.